Live Social. Amici di Live Social, bentornati, siamo pronti per un altro episodio, un'altra puntata. Gli ospiti di questa sera sono ben due, Gianfrisco Bove e Domenico Pizzaleo, che ci parleranno dei corsi e dell'associazione presso la quale sono rispettivamente insegnante e segretario. Si occupano di corsi di pattinaggio di linea, ho appena scoperto il termine. Prima di presentarveli mi raccomando un bel mi piace alla nostra pagina di Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità, ovviamente sulle nuove interviste. Allora, ciao ragazzi, benvenuti qui da noi. Buonasera. Ciao. Tra l'altro, per chiunque stesse guardando il nostro video, mi raccomando condividete la video intervista. Come potete vedere, i nostri ragazzi sono venuti con le magliette dell'associazione. Bene, bene, ci piace. Queste sono proprio le divise? Certo, quelle ufficiali che cambiano ogni anno. Ah, ok, bene, quindi sono anche al passo con i tempi, siete molto alla moda, cioè le cambiate ogni anno, ecco, è una bella sfida, complimenti. Ci proviamo. Allora ragazzi, innanzitutto Gianfrisco, insegnante di pattinaggio, immagino che sia più che altro anche una passione per questa disciplina sportiva, giusto? Beh sì, certo, nasce come una passione e poi nel corso del tempo è diventata una professione. Quando è che ti è scattata questa passione per il pattinaggio, che poi... Non lo so, però spatiamo il mito. Io mi immagino sempre, diciamo, figure femminili, pattinaggio artistico, non lo so. Invece l'uomo... Beh, fai la faccia. No, diciamo che anche nel pattinaggio in linea ci sono tante più donne più che uomini che praticano. O bambini, bambine piuttosto che bambini. Comunque è uno sport più femminile, se vogliamo. Senti, Gianfrisco, allora com'è nata questa tua passione? Da un film oppure, non lo so, un video su YouTube? No, dalla vita reale, cioè ho cominciato a mettere i pattini a 12-13 anni e poi pian piano mi piaceva sempre di più, ho aumentato e a 16 sono arrivato al Pincio, ho conosciuto i pattinatori del Pincio e dopo un paio d'anni ho iniziato ad allenare perché... Sì, ho iniziato ad allenare. È stato un amore. Sì, è iniziato un amore. Mi è piaciuta questa definizione, pattinatori del Pincio. Sembra quasi una gang, sai, un clan, una cosa ristretta. Invece, allora, segretario. Invece... Eccolo. Anche tu sei insegnante oppure ti occupi più che altro della parte, ecco, un pochino burocratica, esatto, amministrativa? Esatto, pattino anche io, sì, ma mi occupo più della parte amministrativa. E esatto. Com'è occuparsi della parte amministrativa? Impegnativo. Però sento comunque entusiasmo, sì, nella tua voce. Sono convinta che chiunque, ecco, guarderà la nostra intervista sarà anche incuriosito dal fatto che siete venuti qui a parlarci di questi corsi. Tra l'altro, fa tutto per passione, quindi. Assolutamente. È una disciplina comunque molto particolare. Quali sono magari le caratteristiche di questo sport? Secondo voi può essere praticato da tutti? Beh sì, intanto l'impegno più grande che ci poniamo è appunto far conoscere questo sport a tutti e farlo praticare a tutti, perché in definitiva si può praticare dai 3 ai 99 anni. Okay. Ah, però avete non c'è limite. Persone di quell'età che pattinano allegri? Abbiamo dei pattinatori molto esperti. Fantastico. Sì, fantastico. Fino a 82-83 anni. Ah, però, complimenti. Sì. Ragazzi, allora mi raccomando, prendete nota, per chiunque volesse rimettersi in forma può farlo anche con il nostro pattinaggio di linea. Quindi un target molto vasto, abbiamo detto, molto, molto variegato. Sì, possiamo... il target è molto vasto e ci proponiamo per fare corsi di pattinaggio in linea sia agonistici che non, quindi in realtà tutti possono partecipare e poi noi li indirizziamo nei corsi più opportuni, quindi certo. Se uno ha voglia semplicemente di passare una domenica in compagnia farà dei corsi che non sottendono l'attività agonistica, invece ecco. Sì, prego. No, mi piace questa cosa perché veramente se vuole passare una domenica in compagnia, quindi anche io magari a livello amatoriale posso venirvi a trovare domenica al Pincio e provare. Lo spirito del Pincio è appunto quello, portare tantissima gente, stare in allegria, in compagnia, all'aria aperta. Ah, questa cosa è veramente molto, molto simpatica, ecco, la vostra associazione, quindi comunque open mind, sai, larghe vedute. Sono attogli però che abbiamo ovviamente i nostri allievi che fanno gare regionali e nazionali. Lo stesso Gianfrisco, il campione italiano di speed slalom. Sì.
Ah, bene. Che cosa si intende per speed slalom? Diamo qualche informazione tecnica per chiunque magari rimanesse, ecco, affascinato da questa intervista. Sì, il pattinaggio freestyle è una disciplina in cui ci sono varie tipologie di gare. Lo speed slalom è una gara in cui noi partiamo da 12 metri di rincorsa, abbiamo una rincorsa e poi ci sono conetti posti a 80 cm l'uno dall'altro, 20 coni posti a 80 cm di distanza l'uno dall'altro, e bisogna fare lo slalom di questi 20 coni nel più breve tempo possibile. In genere lo speed si esegue su un piede solo, quindi partenza, bomba e troppe poi... Troppe informazioni, aiuto, quindi non solo devi essere veloce ma devi avere anche un grande equilibrio. Sicuramente. In movimento, cioè anche in movimento. Tanto allenamento. Wow, tanto allenamento. Quindi avete comunque corsi che vanno dall'amatoriale ma anche appunto per preparazioni di tipo agonistico, livello agonistico, giusto? Assolutamente, corsi di pattinaggio urbano, amatoriale per principianti assoluti, fino a salire agli agonisti che poi faranno anche gare nazionali e internazionali. Fantastico. Ragazzi, da quanto tempo è aperta la vostra associazione? Ricordiamolo. L'associazione è nata nel 2003. Nel 2003, ah però, è tanto, eh? Cioè, 16 anni? Sì, sì. Siamo quasi nel 2020, aiuto. Sì, sono 16 anni, abbiamo insegnato a pattinare a più di 3.000 persone in questi 16 anni. Complimenti. Insomma, siamo una realtà consolidata a Roma. Certo. L'anno scorso abbiamo avuto circa 400 iscritti. Uh-huh. E la nostra pagina Facebook conta più di 4.000 iscritti, quindi insomma 4.441. Beh, diciamo che siete allora una realtà conosciuta e dopo questa intervista spero lo sarete ancora di più, ragazzi. Ci pensiamo noi a voi, dai. Quindi organizzate corsi per tutti, diciamo, tutte le età. Anche sì. Sia di livello amatoriale che di livello agonistico. Allora parliamo un attimino bene dei corsi. Quindi organizzate corsi di speed slalom come il nostro Gian Prisco qui presente, e anche di, non lo so, figure, per esempio. Adesso sto pensando al pattinaggio sul ghiaccio. Freestyle. Beh, sì. Si dice freestyle, sì. Ok, sì. È difficile? No, assolutamente. In dettaglio lo può spiegare Gian Prisco perché lui insegna freestyle. Ah, ecco, vai. No, vai, beh, certo, il freestyle chiaramente è una disciplina complessa. Mm-hmm. E quindi si parte comunque dalle basi e diciamo che comunque ci sono un paio d'anni di lavoro per cominciare ad apprezzare le coreografie, insomma iniziare a montare qualche coreografia, certo, a fare qualcosa di più interessante. Però è comunque divertente godersi i pattini in giro per Roma. Noi pattiniamo spesso a Villa Borghese. Di sicuro un'atmosfera magica, la città eterna, il Pincio, turisti che guardano affascinati, insomma, sì. deve essere bello, molto diciamo divertente. Che la città la godiamo più di notte. Più di notte, ah, perché sì, pattiniamo quindi... di sera con i nostri appuntamenti fissi del mercoledì, tipo fantastico. Stasera. Allora ragazzi, stasera troviamoci al Pincio, a che ora organizzate voi? Alle 21 alla Basilica di San Carlo e Ambrogio al Corso. Fantastico, chiedete del nostro Gian Prisco Bove e del nostro Domenico Piazzaleo. Allora ragazzi, prima di salutarci diamo i vostri contatti per chiunque volesse avere più informazioni su questi corsi, tra l'altro fantastici, da quello che mi avete detto ci vediamo la prossima settimana, veramente. Allora, possiamo trovare i nostri Gian Prisco e Domenico al 328-9838-881 o al 392-7919-978. Pattinatori del Pincio, la pagina di Facebook, mi raccomando amici ascoltatori, condividete la nostra video intervista e mettete un bel mi piace. Abbiamo anche un sito web, pincio.com, Pattinatori del Pincio Instagram, Pattinatori del Pincio YouTube, l'indirizzo email info@pincio.com. Allora, io ringrazio i nostri ragazzi Gian Prisco e Domenico per essere stati qui con noi, ma prima di salutarci io direi di far vedere bene le magliette, cioè approfittiamone. Chi è che ha realizzato queste magliette? Abbiamo la nostra brava Federica Manfredi che si occupa anche di disegno, principalmente di disegno, e ringraziamo e salutiamo la nostra Federica. Ragazzi, è stato veramente un piacere, vi auguro una buona notte e una buona serata. Grazie. Buona serata a te, grazie. Live Social.